Nel video precedente avevo dimenticato di fare considerazioni sulle unità di misura ohm, ampere quadrato o fa watt. Vediamo perché. Ohm, ampere quadrato, ohm è volte su ampere, lo riconosciamo dalla prima legge di Ohm, R ohm uguale delta V su I, volte su ampere, quindi rimane volt ampere, ma ampere è coulomb al secondo, è proprio la definizione dell'ampere. Volt coulomb è joule, ce lo ricordiamo dalla formula dell'energia elettrostatica di una particella carica, U uguale Q, la carica della particella, per il potenziale V nel quale è immersa, U uguale QV. Quindi questa energia potenziale elettrostatica sono joule e sarebbe coulomb per volt QV. E quindi joule al secondo watt.